Un diametro stimato di 2,7 km, pari a 9 navi da crociera messe in fila, il grande asteroide 1998 QE2 che domani passerà a salutare la Terra in quello che sarà il suo approccio più ravvicinato dei prossimi due secoli. Ma non temete, la visita dell'antica roccia non costituirà alcun pericolo per il pianeta blu e i suoi abitanti. Nel momento di massimo avvicinamento, previsto per le 22:59 di venerdì 31 maggio, ci separeranno da lui almeno 5,8 milioni di chilometri, 15 volte la distanza Terra-Luna. Nessun rischio dunque, tant'è che l'oggetto celeste non è nella lista dei sorvegliati speciali, i NEO, Near Earth Object, corpi che potenzialmente potrebbero impattare con la Terra a causa della loro orbita ravvicinata. Il suo transito sarà però un'occasione per scoprire nuovi dettagli sulla composizione, la forma e il modo in cui si muovono nello spazio questi mondi in miniatura, probabili residui del disco protoplanetario da cui si sono modellati i pianeti del nostro sistema solare. Toccherà ai grandi telescopi radar di Goldstone e Arecibo seguire la corsa dell'asteroide. Dalle relative osservazioni i ricercatori si aspettano di ottenere istantanee ad alta risoluzione che possano raccontarci la storia di questa antica pietra vagabonda.